Ciao ragazzi, non vi perdete la diretta di oggi perché sarà interessantissima. Quindi poi non mi dite più perché, come si fa gli integratori, l'allenamento, gli amminoacidi, la creatina. Oggi vi diremo tante cose importanti su come fare a mantenervi in forma, sia dal punto di vista dell'allenamento, sia dal punto di vista dell'integrazione. Soprattutto vi dirò cosa faccio io. Allora, invito subito il mio preparatore atletico Matteo Pistorio. Ciao Brigida, Matteo, ciao come Brigida, ciao a tutti. stai? Bene, grazie. Tu? Vedo in formissima come sempre. Sì, sei un po' palliduccio, evidentemente tu hai rispettato al massimo la quarantena. Ok, E come? Alla grande. mi fa Sotto piacere, mi fa quattro mura. piacere. Allora, stavo dicendo, innanzitutto ti presento il mio preparatore atletico, colui che mi segue da ben 5 anni circa e che mi ha portato a grandi competizioni e soprattutto mi ha portato a queste competizioni seguendo le mie richieste, perché mi hai portato alla competizione da natural vegana. Quindi onore al merito a Matteo Pistorio. Grazie, onore tutto tuo. È la tua Ok. volontà, Allora, la tua Matteo. grande volontà. Ah, quella sicuramente forza di volontà che non mi manca. Allora, Matteo, stavo dicendo che io oggi, innanzitutto, salutiamo tutte le persone che ci seguono, la dottoressa Antonella Noce, Ciao a con la quale abbiamo tutti. parlato anche di cellulite, di corpo, e oggi continueremo ad affrontare la tematica, però sotto un altro punto di vista, da un punto di vista prettamente sportivo. Ok? Stavo dicendo, Matteo, che io oggi non mi sento proprio felice perché non sono riuscita ad allenarmi. Non è da adesso, Non è da me, probabilmente lo ma farai più tardi. infatti, ma sì, ma perché sono stata alle prese con questi capelli, con questo henné, quindi sai che quando si fa una cosa per la prima volta, però caschi il mondo, subito dopo la diretta io mi allenerò. Questa significa avere forza di volontà. Eccolo, qui Sì, c'è. anche. Ecco, e tu ne sei un esempio, perché io ti ho visto allenare in tutte le circostanze, in tutte le situazioni, anche mezzo morto, malato, moribondo, tu eri lì sotto i pesi, avevo paura quasi che tu venissi schiacciato da quei pesi in condizione di salute non proprio ottimale, ma tu imperterrito. Diciamo che cerchiamo sempre di preservare la salute, però adattando l'allenamento alle necessità del momento, così come abbiamo fatto con te in varie circostanze. Ovviamente io faccio allo stesso modo. Magari quando viene meno una condizione, noi favoriamo sempre la salute e cerchiamo di adattare l'allenamento a quello che è il momento. Parlando di allenamento, appunto, quanto è importante l'allenamento per Allora, noi? l'allenamento è sicuramente molto importante per noi, ma per tutti. Ok. Sicuramente ha molti fattori benefici, tra quali, per esempio, il miglioramento della sensibilità a insulina. Significa che i nostri tessuti sono più sensibili al glucosio, quindi siamo in grado Matteo, ti di puoi mettere. leggermente avvicinare un attimino? Ecco, poco col microfono, Certo. ok. Certo, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. E quindi dicevo, sicuramente l'allenamento è importante non solo per noi, ma per tutti. L'allenamento provoca dei miglioramenti per quanto riguarda la captazione del glucosio, quindi la sensibilità insulinica. Sicuramente il nostro organismo diventerà più in grado di metabolizzare quello che è lo zucchero, quindi il glucosio, i carboidrati che molte persone facilmente evitano, poiché eseguono uno stile di vita sedentario, ma poi questo li porterà in un vortice di cui parleremo dopo. Promuove quelli che sono i fattori capaci di abbassare i fattori di rischio cardiovascolari, quindi quale per esempio l'ipertensione e così via, migliora il senso dell'umore, la densità ossea, quindi ci sono moltissimi fattori che promuovono, diciamo, promuovono Quindi l'allenamento a tutti l'allenamento quanti, fa quindi. bene sia al corpo che alla mente, perché quando ci alleniamo si producono le endorfine, l'ormone della felicità, che ci danno poi subito quella carica e quella grinta per Il continuare benessere. del benessere, in effetti. E E poi quindi sicuramente tu. il risultato fisico che poi porta l'allenamento a molti di noi, sicuramente è molto automotivante e ci permette di andare avanti con un percorso di trasformazione in sala, per esempio. Quindi quando una persona si allena, giusto? E magari Sì. quella persona
quella persona ha paura di mangiare carboidrati perché ha paura che quei carboidrati magari poi si vadano a depositare come grasso, noi possiamo dire che quando una persona si allena riesce magari con un tono muscolare migliore e una migliore, una maggiore ipertrofia, può mangiare i carboidrati, ovviamente sempre nei limiti, senza nessuna paura, quindi senza tutte queste paure infondate che hanno le donne, che pensano che mangiando anche un 50 grammi di carboidrati subito ingrassano immediatamente. L'allenamento è importante anche per questo. Molto, moltissimo. Sicuramente anche perché guadagnare muscolo scheletrico fa sì che noi a riposo abbiamo un metabolismo più alto e quindi siamo, oltre che essere in grado di captare maggiori quantità di glucosio a scopo energetico, siamo anche in grado di bruciare a riposo per mezzo del muscolo che abbiamo costruito, poiché è l'unica matrice tra, oltre gli organi, diciamo, del nostro corpo a ossidare energia. Quindi se noi abbiamo una massa muscolare maggiore, ovviamente parlo sempre di limiti perché a me non piacciono le donne esageratamente muscolose, come devo essere sincera, non mi piacciono gli uomini esageratamente muscolosi, ma se noi abbiamo quella massa muscolare giusta, riusciamo anche a bruciare A riposo, sì. a riposo e questa è una cosa importantissima. Per questo io ho un metabolismo così elevato. Perché tu comunque nel corso della tua vita ti sei sempre allenata. Io ricordo magari quest'anno hai fatto diversi viaggi, non c'è stata una volta in cui tu non ti sei allenata. Cioè in ogni viaggio tu hai incluso l'allenamento. Ricordo a corpo libero o in palestra, comunque anche la passeggiata fuori te la facevi sempre. Molte persone questo non lo fanno mai, quindi nella normalità non fanno questo. Tu ora che sei in quarantena, non hai smesso di allenarti, hai Mai. variato il tipo di allenamento, diciamo, abbiamo eseguito una programmazione molto individualizzata, ma che ti permettesse di continuare ad allenarti pure a casa. Infatti. L'ho messo apposta per fare capire che io in quarantena, come tutti, ho mangiato un po' di più. Sono stata un po' monella, non ho proprio rispettato quello che è il mio piano alimentare. Però me lo posso permettere, ogni tanto me lo posso permettere, anche perché mi sono allenata tutti i giorni diversificando il mio allenamento. Altrimenti di cosa dovremmo vivere? Bra, Diciamo che noi altrimenti. adattiamo l'allenamento allo stile di vita, quindi cerchiamo di allenarci per poter comunque vivere e non privarci sì della fisicità, ma neanche Del dei cibo, perché capricci. diciamolo, il cibo è un piacere, diciamolo. Quindi quando le persone mi chiedono, Brigida, ma tu per essere così magra sicuramente non mangi, io li guardo e faccio, ma io mangio più di te e più di tuo marito messi insieme. Quindi Forse non anche è me. vero che per essere magri bisogna non mangiare, perché a quel punto vi giuro che se io non mangiassi, io sarei sì magra, ma sicuramente atonica, con un viso svuotato, non avrei questo aspetto così E giovanile non avresti le forze che hai per lavorare quanto lavori. Tutto per affrontare giornate che iniziano la mattina esatto. presto e finiscono la notte. Quindi voglio dare questo consiglio e spero che lo dia pure tu a queste ragazze che sono convinte che magari l'essere magre, magrissime, senza muscoli, sia sinonimo di bellezza, che magari potrebbe Giusto. essere sinonimo di bellezza a 20 anni, quando ancora sono sode grazie a madre natura. Ma poi questo essere così magre, senza muscoli, col tempo, che cosa porterà, Matteo? Col tempo porterà diversi scompensi. La gente cerca sempre di evitare di mangiare, ma anche di evitare. Abbassamento del metabolismo, giusto? Certo. Allora, Matteo, io oggi ti ho convocato qui proprio su richiesta di tutte le mie follower, perché mi continuano a fare tantissime domande alle quali io so rispondere, però ovviamente un tuo consiglio, anche se tu non ti occupi di alimentazione, tu ti occupi di preparazione atletica, di schede d'allenamento, tu lavori prevalentemente in palestra e questo è il tuo Sì. lavoro. Però io sicuramente credo che tu possa spiegare meglio di me qual è la differenza, cosa che mi chiedono sempre, tra amminoacidi essenziali e BCA. Che è un'integrazione che quasi tutte le persone che vanno in palestra assumono e magari non sanno neanche perché l'assumono. Allora, innanzitutto, vabbè, ti rispondo ovviamente a scopo illustrativo. Io
consiglio sempre di rivolgersi a un professionista che sia della scienza della nutrizione umana, perché non bisogna mai improvvisare, improvvisando si fa danno, ecco. La differenza tra gli essenziali e i BCA, Io adesso bevo. vedete. Tra gli essenziali e i BCA. Allora, tutte le proteine sono composte da aminoacidi. Noi sappiamo che esistono questi, che noi chiamiamo essenziali, che vengono così chiamati perché il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli da solo. Quindi li introduciamo attraverso gli alimenti. Ci sono gli alimenti che ne contengono di più e alimenti che ne contengono di meno. Perché si assumono? Diciamo, normalmente vengono assunte da Scusa Matteo, persone. quali sono gli alimenti che contengono più aminoacidi essenziali? Sicuramente, beh, io sono stata vegana per 12 anni, ma sicuramente gli alimenti di origine animale, che hanno una catena completa, Certo. giusto? Tant'è, sì, tant'è che poi vengono definiti alimenti con un elevato valore biologico, per questo motivo, perché contengono più essenziali. Sicuramente gli essenziali il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli da solo e quindi abbiamo necessità di assumerli. Vengono indicati e consigliati normalmente a persone che eseguono stile di vita, quindi con particolari regimi nutrizionali carenti e che quindi hanno bisogno di integrare questi essenziali, come il caso magari di qualche vegano. Infatti, Matteo, scusa se mi interrompo, ti interrompo, io mi ricordo che quando ero vegana assumevo Assumevi, sia la me ne mattina a ricordo, me ne stomaco parlavi, sì. appena sveglia che durante i miei spuntini assumevo gli aminoacidi essenziali. Quindi quello è un caso in cui Esatto. conviene integrare quegli aminoacidi essenziali agli spuntini, giusto? Sì, potrebbe essere consigliabile utilizzarli, Potrebbe essere consigliabile. anche perché sono essenziali per la vita. Tra questi essenziali noi troviamo quelli che molti conoscono soltanto come BCA, i cosiddetti aminoacidi ramificati, e questi hanno un ruolo importante nella plasticità muscolare, quindi nel recupero dalle microlesioni che poi diciamo che noi procuriamo mediante l'allenamento, per esempio con sovraccarico, e che quindi, come ben sappiamo, li vediamo utilizzare molto in ambito diciamo di palestre e centri fitness. Quindi per questo motivo gli BCA vengono utilizzati soprattutto dagli sportivi. Ovviamente se la loro salute permette, il loro stile di vita pure. Quindi i BCA servono, magari hanno una funzione più mirata nella Alla plasticità, sì. Sì, al recupero. ricostruzione muscolare, recupero, Sì. ricostruzione muscolare. Sì. Essenzialmente sì. Ecco perché magari io prima dell'allenamento assumo BCA e dopo l'allenamento assumo altri BCA. Sì, potrebbe essere sì, per questo motivo. Potrebbe essere. Sì. Un motivo. Ok, penso che tu sia stato abbastanza chiaro, grazie per il tuo chiarimento, appunto. Grazie. Ora ti volevo fare un'altra domanda. E questo è un dubbio che abbiamo tutti, anche perché si sente tanto parlare di digiuno intermittente, bisogna allenarsi a stomaco vuoto, bisogna allenarsi a stomaco pieno. Mi spieghi se è veramente utile allenarsi a stomaco vuoto e se lo è, quando lo è? Allora, l'allenamento a stomaco vuoto dipende sempre dallo scopo per cui noi facciamo ogni cosa, quindi perché viene fatto l'allenamento a stomaco vuoto e soprattutto dalla conformazione del soggetto. In molti casi è controindicato perché non è salutare allenarsi a stomaco vuoto, o meglio, a digiuno. Sicuramente l'ipoglicemia favorisce un'ossidazione dei grassi durante l'attività, ma noi incentriamo quella che è l'attività lipolitica, quindi di brucia grassi, per quanto riguarda la frequenza cardiaca. Quindi noi miriamo sulla frequenza cardiaca per ossidare grassi. Come con te io consiglio molte volte alle persone, prima di effettuare un'attività aerobica, per esempio a bassa intensità, che è quella maggiormente lipolitica, a utilizzare la formula di carbon di 220 meno l'età del soggetto, da cui ci ricaviamo la frequenza massima cardiaca del soggetto, e da questo troviamo il 65-70%, che è la frequenza ideale per poter ossidare grassi in un'attività aerobica. Quindi Ok. questo, piuttosto che un'attività a digiuno, può portarci all'ossidazione dei grassi. Molti si allenano a digiuno sicuramente per migliorare l'ossidazione dei grassi, ma non devono aver protratto per tanto tempo una situazione catabolica grande nel proprio organismo, per far sì che loro possano ossidare grassi, perché altrimenti il lavoro sarebbe, diciamo, superfluo, perché andrebbero a ossidare massa muscolare, Allora, insieme che ai grassi, ovviamente. lo dico in maniera semplice, semplice, semplice. Va bene per l'allenamento a digiuno, ok? L'importante
importante che magari ovviamente non si sia stati a digiuno per troppo tempo, giusto? Quindi non saltare la cena assolutamente. Non si soffra di determinate condizioni patologiche, quali per esempio il diabete o Ok. altre E sindromi questo varie. allenamento a digiuno, che per me non è mai a digiuno, perché io lo pratico una volta alla settimana circa, però non è mai a digiuno, non è a digiuno perché assumo magari sempre delle proteine, degli aminoacidi ramificati, quindi non è mai completamente a digiuno e serve solamente per andare a ossidare, come dici tu, i grassi, ma con Maggiormente. un'attività aerobica a basso impatto, giusto? Esatto, perché in quel caso magari le proteine o gli aminoacidi che tu assumi andrebbero a coprire quello che è un'eventuale disgregazione proteica del tuo muscolo, quindi andiamo a proteggere la massa muscolare che costruiamo perché ci servirà poi ad avere un metabolismo più alto nelle ore a riposo e ovviamente a mantenere il tono muscolare, è questo. Quindi, non mai, mai completamente a stomaco vuoto, conviene sempre prendere un po' di, come faccio io, un po' di proteine, un po' di aminoacidi ramificati per non andare a disgregare la massa muscolare, Sì, ad intaccarla. sarebbe consigliabile, però ovviamente questo dipende sempre da ciascuno, dallo stile di vita. Per questo dico, bisogna sempre rivolgersi a un nutrizionista, a un dietologo prima di fare un passo del genere, perché questa figura magari può indirizzarli meglio, in una maniera ovviamente salutare, verso un percorso del genere, ovviamente abbinato all'attività motoria. A questo punto è logico che se una persona vuole andare a fare ipertrofia, non conviene allenarsi a stomaco vuoto, ma conviene prima assumere dei carboidrati, giusto? Certo. Perché il carboidrato ci dà la forza anche per poterci Diciamo allenare. che il carboidrato dà uno stimolo ormonale positivo, quindi anabolico. Stimola il nostro pancreas a secernere l'insulina, che è quell'ormone che poi ci permette di poter crescere. Ovviamente la quantità di glucosio ematico che noi abbiamo può essere inversamente proporzionale alla capacità di allenarci, perché maggiori quantità di glucosio abbiamo nel sangue, minore secrezione di adrenalina avremo e quindi avremo minori capacità di poter spingere grossi carichi. Quindi il consiglio è sempre la via di mezzo. La via di mezzo, quindi prima di allenarci non ci mangiamo 500 grammi di pasta, voglio dire, quel giusto che ci può aiutare a spingere i pesi, giusto? Ok. Allora, tutto chiaro fino a qui, tutto chiaro. Un'altra cosa che mi chiedono spesso, soprattutto le donne, è la creatina. Allora, la domanda che ti voglio fare è: questa creatina a noi donne serve o no? Alla Allora, fine, aspetta, sto parlando di donne che non devono andare a fare competizioni sportive, quindi non di atleta, sto parlando di donne che si allenano per mantenere il loro tono, per crescere, sì, ma per smaltire un po' di grassi. se non si allenano io non trovo l'utilità. Io potrei spiegare ovviamente a Ovviamente parlo di sfondo donne che si allenano, storico. donne Ah, che che si si allenano, ma allenano. non che fanno competizioni atletiche. Allora, la creatina è molto utilizzata dagli atleti, tant'è che io stesso la utilizzo. Che succede? Che la creatina ovviamente è contenuta, oltre che negli integratori, in diversi cibi. Viene fosforilata, fosfocreatina, all'interno del muscolo scheletrico. Quindi che succede? Che viene immagazzinata sotto forma di energia a pronto impiego. L'energia a pronto impiego viene utilizzata per sforzi rapidi, intensi e di breve durata, quindi quali me che faccio un sollevamento peso, tu che ti alleni in palestra o tante altre persone che magari lavorano nel settore del bodybuilding, del fitness, allora loro la utilizzano perché ne trovano maggiori performance, quindi maggior forza potrebbero trovarne e maggior resistenza alla fatica, quindi per questo viene utilizzata. Ma dico, una donna che non ha, che non, non deve fare tutta questa Alla donna, ipertrofia. se non ha, diciamo, finalità di prestazione o estetica in termini di ipertrofia, non assumerla, tranne che secondo me. No. Un'altra domanda al volo, la creatina fa venire ritenzione idrica, cellulite? Non ti ho sentito bene. Eh sì, Mi sono perché mi si perso qualcosa. interrompe la linea. Dico, la creatina può far venire cellulite, ritenzione idrica laddove una donna volesse assumerla? Allora, come ti dicevo prima, fosforilata fosfocreatina all'interno del muscolo, quindi diciamo va all'interno del muscolo. Poi sicuramente l'acqua che uno trova fuori è perché
magari viene fatta una fase di carico di carboidrati che magari porta un po' a un attimino di ritenzione idrica, chiamiamolo incremento del volume degli adipociti, e quindi porta a quella che molti chiamano ritenzione idrica, acqua extracellulare e così via. Bisogna vedere sempre da regime alimentare, quindi diciamo stiamo parlando del tutto e del niente. Ok, ho capito, ho capito. Allora, ieri stavo dicendo che ieri o l'altro ieri non ricordo perché ho perso un attimino pure io la concezione del tempo con questo lockdown. Come tutti. Parlavo come tutti, parlavo con la dottoressa Noce di cellulite, di come fare a prevenirle, a prevenirla, ok? E a curarla. Dal punto di vista sportivo, cosa non consigli di fare per evitare appunto di peggiorare la situazione, oppure cosa consigli di fare per prevenire la cellulite o sconfiggere la cellulite? Dal punto di vista sportivo, Allora, perché abbiamo appunto detto sì. con la dottoressa che ci possono essere delle attività che infiammano i nostri muscoli, che procurano più acido lattico, che peggiorano la stasi venosa. Quindi, però non siamo entrati nello specifico. Ci sai dire tu cosa non conviene fare? Allora, sicuramente la cellulite provoca, diciamo, degli effetti, quali per esempio la degenerazione del microcircolo del tessuto adiposo e così un'alterazione, per esempio, dei processi metabolici che avvengono all'interno di questo stesso tessuto. Di conseguenza, in uno stato degenerativo, quindi del microcircolo, una congestione importante non sarebbe consigliabile. Allora, a quel punto io consiglio sempre di effettuare attività al solito aerobica di bassa intensità perché permette di poter svuotare queste vene di sangue, quindi permettere ovviamente il circolo, non creare una congestione da scarti Matteo, scusa metabolici. se ti interrompo, poi riprendiamo. Attività aerobica a bassa intensità A bassa significa intensità sì, significa passeggiate, camminate veloci sul passeggiate, tappeto, cosa? allora bisogna poter sostenere una camminata veloce e contemporaneamente una conversazione. Quindi in quel caso stiamo lavorando in una soglia aerobica, non siamo in debito di ossigeno, in carenza di ossigeno. Io corro, passeggio veloce, riesco a parlare con te, quindi non mi manca l'aria, sto Ok. lavorando in stato aerobico. Questo non significa andare troppo piano. Questo è un modo indicativo per capire più o meno che stiamo lavorando a una frequenza cardiaca più o meno del 65-70%, che è quella che ci permette di migliorare l'ossidazione dei grassi. Quindi lì, se non mi Sicuramente sbaglio, si lì. parla di LIS cardio, giusto? Sì. Attività. Acronimo che sta, dillo tu. Dillo Come? tu per cosa sta questo acronimo, io nel frattempo. Low intensity steady state, cioè attività aerobica a bassa intensità, costante. Quindi viene Quanto protratto tempo, in maniera. Matteo? Quanto tempo consigli di praticare questa attività? Allora, questo Mezz'ora, è un'ora? molto soggettivo, dipende ovviamente dallo stato di forma fisica, da quanto tempo il soggetto è stato in attività o in inattività. Quindi bisogna vedere queste caratteristiche, se soffre di determinate patologie, effettuarne 50 minuti, 60 ogni giorno per avere, diciamo, un grosso dimagrimento evidente. Ovviamente questo dobbiamo sempre avere un regime che ci permetta di non svenire durante l'attività. Ci possa permetterla. Per quanto riguarda quindi la Voglio un cellulite, attimino iniziale. postare, guarda cosa sto postando. Ok. Ah, la Vedi formula questa di formula? carbonio. Si Sì. vede? Sì, è quella formula di cui parlavamo prima. Sì? Quindi riguarda il calcolo per ogni individuo, quindi a seconda della proprietà, della frequenza massima che può ottenere. Ovviamente non è una formula precisissima, è una formula indicativa, ma sulla base di questa formula. Il valore che ognuno di noi potrebbe trovare da questa formula, da questo possiamo ricavare il 65-70% della frequenza cardiaca e quindi trovare il range di battiti cardiaci da dover seguire per poter ossidare prevalentemente grassi. Ok, sono riuscita pure a postare la foto in diretta, non sapevo come rientrare, però ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sto prendendo dimestichezza Stupisce. a furia di fare tutte queste dirette. Va Mi bene, ho stupisce. capito pure quest'altra cosa che ancora sinceramente non avevo capito come formulare appunto la mia frequenza cardiaca, adesso l'ho capito perché questa formula mi è rimasta abbastanza impressa. Allora, un'altra cosa importantissima. Volevo rivelare
un grande segreto, il grande segreto di Brigida e di tutti gli sportivi. Come si fa a rimanere giovani? Perché quando vedete una persona atletica di 50 anni, ne dimostra 30, vedete una persona di 50 anni che non si è mai allenato, ne dimostra 60? Quindi, Matteo, secondo me, e io credo che sia così, io riesco a mantenermi giovane e spero di riuscirci per tanto tempo grazie allo sport. Mi sai dare una spiegazione di questo? Perché lo sport ci mantiene giovani? Certo, allora, durante il nostro sviluppo, quindi durante poi l'invecchiamento, tutte le cellule del nostro corpo vanno incontro a degenerazione, quindi man mano come il nostro organismo andranno incontro a invecchiamento. Diciamo, le cellule cominciano a funzionare meno e a sopportare meno gli scarti del loro stesso metabolismo, che poi Ok. produrranno, come noi ben sappiamo, gli scarti come per esempio i radicali liberi. Ovviamente le cellule, non essendo in grado di tollerare bene questo, diciamo, invecchiano prima oppure sono soggette a morte precoce. Questo ci porta quindi ai fenomeni di invecchiamento che, insieme alla sedentarietà e ad altri fattori di rischio, non fanno altro che incrementare lo stato negativo di salute negativa dell'individuo e quindi lo portano in invecchiamento precoce, perché gli ormoni che favoriscono l'invecchiamento vengono a galla e l'individuo, tra una resistenza insulinica prodotta dalla sedentarietà, dal cibo sporco e così via, vanno incontro all'invecchiamento. La donna in particolare dopo i 30 anni subisce quella che è l'estrogenopenia, quindi man mano dopo i 30 anni avrà un calo fisiologico degli estrogeni. Questo Ai. la porterà sicuramente a degli adattamenti fisiologici che stravolgeranno un po' quella che è la propria forma fisica e soprattutto, ci tengo a sottolinearlo, la densità ossea che andrà a diminuire. Dicendo che questo è il concetto legato alla questo è il concetto che si chiama anche sarcopenia, se non mi sbaglio. C'è anche di mezzo la sarcopenia, significa Ok. che col tempo ogni individuo di noi, con l'invecchiamento, quindi per la variazione ormonale che subiamo, andiamo incontro a sarcopenia, quindi perdita di tessuto muscolare che è difficilmente recuperabile. Ovviamente lo sport, in particolare il lavoro per esempio con sovraccarico, migliora oltre la densità ossea ma anche lo sviluppo dei muscoli scheletrici, quindi ci permettono sicuramente di vivere meglio una vecchiaia con miglior coordinazione, miglior senso di sé e ci permettono sicuramente di mangiare un pochino di più. Ora abbiamo parlato tanto perché i tuoi follower vedo che ti domandano molto in termini di alimentazione e cose varie. Noi oggi parliamo di allenamento, ma io ti faccio una domanda a te a questo punto. Tu, Sì? Brigida, la pizza la mangi? Ma sì, ma certo che la mangio, anche se devo dire la pizza, secondo le mie scelte salutistiche, perché io ho un'alimentazione healthy, quindi uno stile di vita healthy, significa di benessere e salute e cibi genuini, preferisco magari altri cibi un pochettino più salutari che mi piacciono di più, però quando la devo mangiare la mangio, scegliendo sempre farina integrale, un'opzione un po' più salutistica, ma la mangio, non ho paura di ingrassare come una pizza, assolutamente. La mia domanda voleva arrivare a chiederti: hai mai sentito di tue coetanee, perché ne sento tante, che eseguono stili di vita improponibili, cioè si privano di tutto, ma purché non facciano attività fisica? Cioè si privano di tutto, ma non fanno attività fisica. Ne hai mai sentiti? Guarda, ti dico di più, non solo ne ho sentite, ma quando io dico che mangio la pizza, quando io dico che mangio i carboidrati, queste stesse persone non mi credono, perché queste stesse persone si privano pure di respirare, non fanno sport, oppure magari lo fanno in maniera non costante e poi ovviamente vivono una vita sacrificata. Quindi certo che ne ho Io sentite. volevo invitare a una riflessione, perché siamo costantemente bombardati da quella che è la sedentarietà, quindi tutti ci spingono a rimanere sedentari, perché sicuramente fa più comodo. Un sedentario paga di più le aziende farmaceutiche perché ha molti più problemi, quindi a livello cardiovascolare, a livello di insufficienze varie. Il sedentario consuma la pillola magica che ti spacciano al supermercato, dove ti promuovono un dimagrimento facile, Assolutamente. ti danno la pancera, ti danno un servizio, quindi ti vendono un qualcosa, una bibita zero, quindi che altrimenti non verrebbe consumata. E quindi diciamo,
Fa viene arricchire il promossa. chirurgo, il sedentario. Può fare più un po' tutta la società, quindi diciamo fa comodo avere un sedentario. Io non sento, non vedo pubblicità sullo sport, cioè mai una pubblicità, qualcosa che ti inviti a muoverti. Per questo motivo molte persone poi cominciano a sconoscere come il muscolo scheletrico sia un motore di diversi carburanti. Io con te nel tempo ho imparato a farti capire più o meno come siamo in grado di ossidare carboidrati o come il nostro muscolo scheletrico può ossidare grassi. E così abbiamo individualizzato nel tempo quella che è la tua preparazione, che poi ti ha portato ai risultati che tu hai voluto. Ma come? Soltanto facendo leva sul muscolo scheletrico, quindi sull'attività, esatto, sull'attività muscolare. E dico, questo muscolo ora è rimasto nonostante tu sia a casa senza muoverti, cioè senza frequentare una palestra. Questo vuol dire che la Assolutamente. forza di volontà è il motore principale della tua forma. Poi noi ci mettiamo l'allenamento individualizzato che ti aiuta a ossidare carboidrati o grassi e quindi non ti permette di non negarti la pizza e di non sentirti soprattutto in colpa dopo, perché comunque ti muovi, non fai una vita, diciamo, di privazioni come molti penserebbero. No, non mi privo di niente, anzi, in questi 2 mesi, guarda, non ti dico cosa ho mangiato perché mi vergogno pure io. Mi sono sentita in vacanza a Ma 360 gradi, ti libera di conosco, mangiare qualsiasi cosa, quindi ti ho detto tutto. E nonostante questo, non ho preso neanche tanto peso. Un'altra cosa volevo dire, Matteo: secondo me, una persona che si allena, dimmi se poi sbaglio, è una persona che si fa un mazzo così in palestra, perché allenarsi significa non andare in palestra e fare una chiacchierata con gli altri, allenarsi significa allenarsi seriamente, avere dei recuperi, concentrarsi. sfruttare una certa intensità, certo. Concentrarsi quando ci si allena e quindi veramente farsi un mazzo così, giusto? Sì, Quando una certo. persona si allena e si allena seriamente, intensamente, non ha voglia di poi durante la giornata di andare a rovinare quello che è stato l'allenamento mangiandola qualsiasi cosa. L'allenamento, allenarsi, ti stimola anche a mangiare meglio. No, ma anche perché gli ormoni secreti dall'allenamento fanno sì che tu possa mantenere un miglioramento della sazietà. Cioè tu ti senti sazio dopo l'allenamento, tu non ricerchi cibo, cioè mangi ma non hai voglia di cose esagerate. Io, per esempio, molto spesso mi capita di avere qualche voglia particolare di un cibo, magari che non mangio normalmente, in un giorno di riposo, ma Sì. perché non ho gli ormoni che l'allenamento mi secerne in quella giornata, che mi aiuta a secerne in quella giornata, e quindi ricerco magari altro. Ovviamente questo altro non procura danno, perché fa parte, io mangio secondo come mi alleno, cioè sto effettuando un allenamento particolarmente glicolitico perché sto mangiando più carboidrati, per esempio. E così, per esempio, tu quando mi dici, sai, oggi ho mangiato tanti carboidrati, noi andiamo a utilizzare un allenamento che sia particolarmente glicolitico e che quindi scinde il glucosio dai muscoli, così che da tenerli sempre parzialmente svuotati, quando andrai a mangiare la tua dose di carboidrati sarà quello che andrai a riempire prima piuttosto che il tessuto adiposo. Quindi Cosa intendi per l'allenamento allenamento glicolitico, Matteo? è un allenamento che scinda il glucosio muscolare, quindi il glicogeno muscolare. Ovviamente dovremmo No, qual è addentrarci questo tipo? Ma, molto. che tipo di allenamento è? Un lavoro cardio? Cos'è? No, attività con i pesi. L'attività Ah, con i sempre pesi attività con è i pesi. attività glicolitica. Ovviamente lo diciamo per far sì che tutti lo sappiano. Dipende dal tempo sotto tensione su cui noi lasciamo i muscoli in attività. E questo viene definito dal numero di ripetizioni. Okay, quindi ogni allenamento ha un numero di ripetizioni ben preciso perché si finalizza a un'energetica muscolare differente, quindi a un obiettivo differente. Ok. Ok? Ora noi andiamo a vedere un attimino come tu, come noi abbiamo individualizzato il tuo allenamento nel tempo. Abbiamo visto come variava il tuo corpo, le esigenze che tu avevi di ipertrofia del gluteo, delle spalle, del dorsale. Allora via via ci siamo specializzati in un settore muscolare piuttosto che in un altro. Per esempio, ora in quarantena tu mi hai chiesto di poter lavorare senza attrezzi perché volevi essere più libera mentalmente. Allora noi ci siamo Sì. sempre prefissati i tuoi tre obiettivi, che sono sempre mantenere una bassa percentuale di massa grassa, mantenere il tono muscolare soprattutto nei distretti che tu esigi particolarmente voluminosi. Ciabatte, ragazzi, Brigida ci tiene tantissimo alle sue ciabatte.
sicuramente quella che è la mobilità e la scioltezza muscolare. E ora vediamo nel dettaglio. Allora, Allora, porta Matteo, solo. aspetta. Sì. Aspetta. Quindi, Brigida, ci tiene a mantenere una tonicità muscolare, ci tiene a mantenere delle belle ciapette alte e sode, uno shape bene evidente, giusto? E tanta Quindi, scioltezza muscolare. scioltezza muscolare. Eh sì, ragazzi, perché secondo me l'allenamento in palestra è fondamentale. Quindi, quando mi dite se io sono favorevole o meno all'allenamento in palestra, anche se in questi 2 mesi vi devo dire che mi sono anche un po' divertita a fare qualcosa di diverso, per me l'allenamento in palestra è fondamentale per costruire il nostro corpo e soprattutto in maniera specifica, focalizzata, giusto Matteo? Sì, Ok, decisamente. quindi allenamento in palestra assolutamente sì, fatto o facendosi seguire da persone specializzate come Matteo Pistorio, che è un preparatore atletico, e poi si parla di allungamento, perché per me l'allungamento è altrettanto importante come l'allenamento in palestra. Giusto, Su Matteo? questo, sì, io vorrei andare nello specifico, un attimino analizzare quello che è il tuo allenamento momentaneo, perché magari molti Ok. sono chiusi in casa e hanno la curiosità di sapere come Brigida sta facendo a mantenersi così. Allora, non ci sono dei segreti, quindi noi sveliamo quelli che per voi potrebbero essere dei segreti, ma in realtà segreti non sono. Brigida in questo momento esegue un'attività in full body, quindi tutti i gruppi muscolari ben distribuiti, il primo giorno della settimana. In questo noi includiamo una tipologia di allenamento che è un HIIT, quindi un allenamento ad alta intensità. Quindi prevede 3-4 esercizi a rotazione con un numero di 12 ripetizioni senza recupero tra di essi e recupero solo il fine circuito. Questi circuiti diciamo che mirano a distretti muscolari antistanti, quindi lavoriamo con un esercizio il sopra, con un altro il sotto e con un altro di nuovo il sopra, in modo tale che il nostro cuore, che è una pompa di sangue, fatichi di più per portare questo sangue da sopra a sotto e da sotto a sopra e mantenga, diciamo, aumenta il metabolismo nelle ore successive, il cosiddetto EPOC, quindi l'eccesso del consumo di ossigeno post esercizio fisico, aumentando il metabolismo di Brigida nelle ore successive, così che lei possa ossidare grassi anche a riposo, quindi non solo durante l'attività fisica. La seconda attività di Brigida è quella di stretching. Perché noi diamo fondamentale importanza al recupero, senza recupero il muscolo non cresce. Io vedo donne che si allenano tutti i giorni, forse 3 ore al giorno, e non hanno cambiato una virgola del loro aspetto fisico, se non siano peggiorate. Questo perché Bravo. l'allenamento è uno stimolo stressante per tutto il corpo, quindi sia in forma localizzata sia in forma generale. Noi procurando infiammazione creiamo degli adattamenti che poi sconvolgono il nostro organismo. E questi protratti per lungo termine non danno altro che quella che è ritenzione idrica, aumento del cortisolo e quindi aumento del grasso, soprattutto nelle regioni toraco-addominali e del viso. Infatti vedi che persone che si sforzano, fanno di tutto, magari si privano anche del cibo, facendo regimi allenanti molto intensi e molto prolungati, hanno sta faccetta un po' così e sempre la pancia, un po' di cellulite, insomma, Pancia non se ne gonfia, escono faccia mai. scavata, sì. Esatto. Esatto, noi invece miriamo al recupero, quindi dopo una seduta di HIIT, 2 giorni dopo eseguiamo una seduta libera, quindi di yoga o stretching, dove Brigida si impegnerà a allungare i muscoli, a dare fluidità e scioltezza ai movimenti articolari, e una terza seduta settimanale, che è quella che io reputo estremamente importante, che è quello del tono. Quindi miglioriamo il tono muscolare di Brigida con gli attrezzi che lei ha in casa, quindi un manico di scopa, 2 bottiglie d'acqua, un tavolino, il pavimento. Quindi sulla base di questi attrezzi costruiamo un programma con dei recuperi specializzati per il tipo di ripetizioni che fa, finalizzati al tono muscolare. Noi ci incentriamo sempre soprattutto sul gluteo e penso che dalle foto qualcosa si capisce. Anche i miglioramenti evidenti, e poi aggiungiamo a fine settimana un'attività di liscardio, come abbiamo detto prima, che è quella in grado di ossidare grassi. In questo caso noi l'abbiamo inserita per far sì che Brigida coprisse la spesa energetica lavorativa che ora non sostiene più, perché ricordiamo che stare in piedi, muoversi, andare al lavoro spreca energie, e dal Spreca momento in cui energia. siamo costretti a casa abbiamo un dispendio energetico minore. Allora noi lo copriamo con questa attività extra che aggiungiamo a fine settimana, quindi il quarto allenamento di Brigida, di LIS, quindi la passeggiata
a velocità medio-bassa e un'intensità cardiaca che sia il 65-70% della sua frequenza cardiaca massima. Spero Ok, vabbè, di subito dopo essere la passeggiata stato e poi mi faccio un altro veloce. allenamento di stretching, lo sai? Mi Sì, certo, ovvio. faccio sempre un po' di stretching perché mi aiuta tantissimo a sgranchirmi, a stare meglio. Allora, penso che tu sia stato abbastanza chiaro. Credo che abbiamo detto tutto, se non mi sbaglio abbiamo detto tutto. Ora ti volevo chiedere solamente una cosa, sarebbe possibile... fare questi allenamenti che tu fai fare a me insieme, magari così per farli vedere alle nostre follower che ci chiedono come si fa, Brigida. Ovviamente parlo di ragazze che fisicamente vogliono essere simili a me, giusto? Più o meno. Sì, certo, possiamo guarda, andare a esaminare uno di questi circuiti che tu vai a fare normalmente, quindi registrarlo e magari pubblicarlo affinché magari qualcuno prenda spunto in questa quarantena per potersi allenare come fai tu. Ok? Ok, quindi un video registrato. Sì, si potrebbe fare anche questo. Ok, va bene, Matteo. Ma tu ti sei allenato oggi? Eh sì, stamattina, come sempre. Come sempre, Si vero? vede dalle occhiaie, sì. Perché diciamolo, quando mi dicono, ah, va bene, ti sei allenata. Allora, vi dico la verità, ragazze, dopo una seduta di allenamento, soprattutto con un allenamento con Matteo Pistorio, a me viene voglia di andare a dormire, sì, sono carico, euforico, però poi andrei a dormire. E quello è il sistema nervoso che ovviamente ha esaurito tutti i corpi, quindi sei totalmente sfinito, perché quello che lavora tantissimo è il sistema nervoso durante un'attività motoria di questo tipo. Invece io di solito non posso mai andare a dormire, ma devo sempre andare a lavorare, giusto? Infatti approfitta di questi giorni, di questi pochi giorni Ma non mi ancora. Ti vedi bella, bella piena, paffuta? vedo sempre informissima, bellissima e Va informissima. bene, Matte, ti ringrazio, tu sei di parte. Va bene, Matteo, sono le 18. Prima che ci chiudano la diretta in faccia, io direi che abbiamo risposto a tutte le domande che mi hanno chiesto le mie follower. Ok. Credo che loro siano soddisfatte. Sei stato chiarissimo. Ti Grazie a ringrazio. tutti, grazie a Noi voi. quando riaprono le palestre, Matteo, solo questo ti volevo Guarda, chiedere. ancora non abbiamo delle fonti certe, si mormora tra il 18 e il 25 con debite distanze, però ovviamente aspettiamo la conferma ufficiale. Ancora non si sa nulla, ecco. Ancora non si sa nulla. Vabbè, ma l'importante è che possiamo andare a correre almeno, possiamo uscire. Sì, se chi si vuole allenare trova sempre un modo. Ecco, infatti. Allora, ragazzi, buon pomeriggio, saluto Matteo e ci rivediamo a questo punto presto con Matteo per far vedere un nostro allenamento tipo. Ok, ciao, grazie a tutti. Ciao ragazzi, ciao Ciao. Matteo.